Ciao a tutte, oggi cosa facciamo? Facciamo il famoso effetto tulle. Allora, che sono questi qua? Io vi faccio vedere quello con il nero, che è quello che si vede un po' di più. Allora, per fare questo effetto bisogna o usare dei gel effetto vetro oppure si fa quello che io sto facendo adesso. Si prende un po' di gel abbastanza morbido, lo metto con il coperchietto, poi si prende un pochino di nero appena appena. E lo si va a mescolare per ovviamente allungare il colore e renderlo trasparente. Ce ne basta poco, di colore. Ok, allora prendiamo il pennello facciamo la prima passatina. Prendiamo la lampada che si scaldi. Ok, deve rimanere in trasparenza. Ok, lo catalizziamo un attimino. Una volta fatto questo, che è molto semplice, prendiamo gli attrezzini. Ne ho fatto un po' troppo. Questo andava bene per 5 dita. Ok, una volta fatto questo, riprendiamo il nostro nero con un pennellino super sottile. Io ho questo da parecchio tempo e mi trovo bene. Andiamo a sgrassare, sapete tutti che la dispersione fa allargare un po' i colori. Ok. E dobbiamo fare un contorno. A tutto il perimetro dell'unghia. Eccoci. Fatto tutto questo lavoretto di contorno del perimetro, andiamo a metterlo in lampada. Allora, è bene farli con colori che si possano ben definire nel contorno. Per esempio, un giallo fluo non si riuscirebbe mai a fare perché è abbastanza trasparente. Si può fare con qualsiasi colore purché il bordo sia abbastanza definito. Allora, adesso si catalizza un attimo. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo fare i puntini. Sempre con lo stesso colore che abbiamo utilizzato per fare il contorno e comunque abbiamo schiarito, dobbiamo fare i puntini. I puntini non vanno fatti a caso, eh? Vanno fatti a distanza. Poi vanno messi fra un puntino e l'altro, così risultano un po' più ordinati.
Ok, mettiamo in lampada. Allora, così. Una volta catalizzato, dobbiamo sigillare. Vi faccio anche vedere come sigillare con il super shine, perché molte di voi hanno problemi. Così vedete quanto ne va messo. Super shine di Yadi è questo. Ne va messo abbondante, perché altrimenti non rimarrà mai lucido. Allora, ne va messo un bel po'. Anche perché questo gel qua, oltre a sigillare, riempie anche bene tutti gli spazi. Ok. E va lasciato 4 minuti. Io lo lascio 4 minuti e lascio raffreddare. Ecco, il tempo di catalizzazione è terminato. Ho lasciato anche raffreddare. Ora andiamo a sgrassare. Dovete anche avere l'accortezza di lasciarle raffreddare, perché altrimenti poi non rimane lucido. E quindi questo. Quindi l'unghia rimane bella lucida. Spero che si riesca a vedere. Anche perché se volete poi accentuare la lucentezza, a volte come faccio io ci passo l'olio e le sfrego molto bene in modo che rimangano super. E questo lucido rimane anche per intere 4 settimane o anche più. Le mie ormai hanno già 2 settimane queste e sono ancora e rimangono perfette anche per lungo periodo. Ciao a tutti, al prossimo video.